Mannaggia la miseria. Presidente, allora una sinergia per monitorare e per evitare infiltrazioni, come ha detto anche la Guardia di Finanza. Certamente, per noi la trasparenza è l'elemento essenziale della pubblica amministrazione. La Guardia di Finanza non deve inseguire gli amministratori e non deve esserci reciproca diffidenza. La collaborazione deve essere piena e totale, questo protocollo sancisce questo principio. Dobbiamo noi avvisare la Guardia di Finanza quando sentiamo puzza di bruciato e la Guardia di Finanza che deve metterci sull'avviso quando capisce che ci sono tentativi di infiltrazione, nello scambio di informazioni e nella formazione anche professionale degli operatori, e poi il segreto del mettere insieme pezzi dello Stato contro la criminalità e contro il malaffare. Blindare il PNRR, questo potrebbe essere un elemento fondante, no? Ma non c'è solo il PNRR, che peraltro la Regione ne gestisce solo una parte minima, il resto delle spese del PNRR vengono fatte dai comuni, dalle province, dai ministeri direttamente e dagli enti dello Stato e del parastato. Qui ci sono, stanno partendo 1,5 miliardi di fondi europei, oltre alla spesa del ciclo che sta terminando, attendiamo ancora la ripartizione del Fondo Sviluppo e Coesione. Insomma, ci sono fondi oltre ai fondi ordinari, la sanità occupa buona parte del bilancio regionale, sono 2,6 miliardi circa ogni anno di spesa che viene poi distribuita attraverso le ASL e gli ospedali, quindi ci sono fondi importanti, fondi pubblici, bisogna avere cura dei soldi dei cittadini e garantire che vengano spesi in maniera corretta. Grazie.